Il moderatore, colleghi, sarò breve, molto breve. Queste venienza di trattare argomenti con i colleghi mi permette sempre di guardarmi indietro e questo mi fa sempre molto piacere. Trattiamo di un argomento molto importante, quindi un argomento che potrebbe decorrere, un quadro clinico che potrebbe decorrere in modo del tutto asintomatico fino a giungere a quadri molto impegnativi, la morte improvvisa, e quindi è un'evenienza, questa l'aritmia ventricolare, che ci impegna moltissimo nella gestione di questi pazienti in sala di elettrofisiologia. Molto velocemente, appunto, ci sono aritmie ventricolari che si sviluppano su cuori sani, in genere non si associano a malattie organiche e quindi documentabili, quindi le definiamo idiopatiche queste cardiopatie. Spesso queste tachicardie ventricolari invece sono su cuori che hanno dei substrati organici e quindi molto frequentemente ci sono delle cardiopatie ischemiche dietro, delle cardiomiopatie dilatative, primitive e delle patologie valvolari. Dal punto di vista morfologico possiamo distinguere aritmie ventricolari monomorfe, aritmie ventricolari polimorfe e per quello che ci riguarda poi anche in sala di elettrofisiologia questo tipo di aritmie si comportano diversamente dal punto di vista emodinamico. Molto più spesso queste aritmie monomorfe hanno un'emodinamica stabile e quindi ci permette di aggiungere mappare il circuito di rientro. Queste più difficilmente riusciamo ad avere la possibilità di avere una mappa del circuito. Io, leggendo appunto il programma, mi sono posto il problema, mi troverò di fronte dei colleghi più giovani. Cosa fai te quando fai un'ablazione di tachicardia ventricolare? Quindi io ho avuto la fortuna prima di tutto di crescere in una clinica medica, quindi prima ancora di fare il cardiologo mi è stato insegnato tante cose che considero fondamentali nel mio lavoro di oggi. Quindi chiaramente tutte le volte che mi pongo di fronte a un'aritmia, prima di tutto credo che sia importante considerare il contesto clinico. Quindi prima ancora di andare a entrare nel cuore di questi nostri pazienti, che patologie hanno, qual è, c'è una patologia idiopatica, una cardiopatia strutturale. Poi un'altra cosa che cerco di procurarmi sempre prima di entrare in sala di elettrofisiologia, cosa che non è sempre facile, è l'elettrocardiogramma dell'aritmia, ancora di più in una tachicardia ventricolare, perché spesso già dall'elettrocardiogramma so dove devo andare a parare. Quindi una cosa che è importante è già prefissarsi una strategia di intervento quando si entra in sala, cioè bisogna già prepararsi a una situazione. Chiaramente durante lo studio elettrofisiologico la prima cosa che cerco di fare è di indurla questa aritmia, anche per capire che tipo di aritmia è e che stabilità emodinamica possiamo avere, soprattutto nel caso di un'aritmia ventricolare, perché quello poi mi permetterà di fare determinate manovre piuttosto che altre durante il mappaggio. È chiaro che una tachicardia ventricolare instabile, di solito com'è che parto? Dopo averla indotta e averla chiaramente risolta, cerco di eseguire e aver capito la zona da dove parte, cerco di eseguire una mappa in ritmo sinusale per identificare il substrato responsabile dell'aritmia. Poi, una volta individuato il substrato, cerco di caratterizzarlo ancora in modo migliore facendo delle manovre di pacing in quella zona per vedere veramente se ci sono degli ismi iridici dove intervenire e quindi di portare poi la nostra terapia. In una tachicardia ventricolare stabile, spesso a questi primi due punti si può indurre, ci si può aggiungere chiaramente il mappaggio in tachicardia che può permetterci ancora meglio di individuare il percorso che l'aritmia fa. È chiaro che io ho imparato a fare questo lavoro molti anni fa, devo dire la verità, e è chiaro che si fanno anche senza i sistemi di mappaggio tutte queste aritmie. Ho seguito un paio di sessioni, non solo questa.
Ma è come dire, sì, è chiaro, cioè, prima gli aerei si guidavano solo a vista, quando c'era la nebbia non si poteva vedere, non si vola, ora addirittura il pilota si mette lì, ci pensa il computer ed è efficace perché si riesce a guidare un aereo anche senza vedere dove stiamo andando. È vero che ci vuole sempre un uomo dietro e ci vuole sempre qualcuno che decida cosa sta facendo, però è secondo me attualmente veramente inutile, soprattutto per aritmie come queste, non entrare in sala con un sistema di navigazione, soprattutto nelle aritmie idiopatiche che del flusso, dove spesso queste aritmie sono, non sono da rientro ma sono focali, e quindi sistemi di mappaggio ci permettono anche solo su singole estrasistoli a volte di individuare molto bene la zona del substrato. Qui per esempio è stata fatta con un sistema che attualmente è in disuso, però di non contatto, che permetteva un'identificazione molto accurata e precisa delle zone focali, che chiaramente essendo una sfera e dentro una camera poi ci permetteva male di lavorare, però è molto efficace in questo tipo di aritmie. Questo l'abbiamo messo perché in realtà, e ho fatto bene a questo punto, perché in molte sessioni ho sentito dire ma si spende soldi col sistema, che vuol dire lavorare senza la scopia, ma cioè in realtà io ho imparato negli ultimi anni che dalla nebbia in cui mi muovevo avere un sistema di navigazione mi permette di essere molto più efficace, e ormai veramente ho sentito dire anche altri colleghi, io non riesco più a fare una procedura senza raggi, cioè io mi muovo in qualsiasi struttura senza raggi, e anche in questo caso un paziente aveva un cuore ruotato a destra, una tachicardia del reflusso. Cos'è che andiamo a cercare in questi cuori, soprattutto in quelli in cui ci sono dei substrati? Andiamo a cercare dei potenziali, qui funziona il mouse, ah sì, perché qui non si vede, ah, eccolo qua, dai potenziali normali, potenziali più basso voltaggio, potenziali frazionati, ritardati rispetto agli altri potenziali, per individuare le zone di cicatrice vera, le zone di bordo della cicatrice e le zone di tessuto sano. E questi tipi di potenziali li possiamo andare a mappare in ritmo sinusale, li possiamo andare a mappare durante lo stimolo, per poter veramente trovare poi le zone dove indirizzare la nostra terapia. Per esempio qui in ritmo sinusale, in questa zona dove è posizionato il catetere, si possono vedere dei potenziali tardivi isolati. Molto spesso questi si localizzano nelle zone dove il circuito si rallenta, quindi individuare e posizionare su una mappa questi potenziali ci permette attualmente di, dico attualmente perché poi vi farò vedere un caso che è molto vecchio in cui ho riguardato e c'erano queste cose e non le sapevo, devo dire la verità, e ci permette di localizzare molto bene l'ismo critico. Questo anche in tachicardia ventricolare, il mouse non capisco dove va a finire, nella parte destra, ci sono potenziali che invece si iscrivono nella fase mesodiastolica del ciclo dell'aritmia, e questi localizzarli è fondamentale per eliminare le aritmie. È chiaro che nelle aritmie non tollerate e difficilmente, dal punto di vista emodinamico, sono difficilmente non mappabili, ed è per questo che la mappa del substrato e dei potenziali tardivi ci permette spesso di essere molto efficaci. La cicatrice, come abbiamo visto, generalmente è una zona dove ci sono una scar veramente netta e delle zone intorno di tessuti parzialmente deteriorati che permettono il rallentamento, il formarsi di canali che permettono il rallentamento dell'impulso e il rientro. Frequentemente queste aritmie sono da rientro. Questo è un caso molto vecchio che ho ritrovato, ma di più di 10 anni fa, in cui in realtà ci pensavo prima, ma cioè praticamente abbiamo messo una X, c'era la X del tesoro, e noi abbiamo chiuso, le zone viola sono le zone sane del cuore, ne sapevo veramente poco a quell'epoca, e ho posizionato
alla meglio, efficace tra l'altro. Questo era un signore che della nostra terapia intensiva lo dovevamo scaricare ogni 5 minuti, me l'hanno messo in sala, prova a vedere se riesci a levarlo da questa situazione, è ancora vivo quest'uomo. Niente, pressione, intubato, e abbiamo fatto questa mappa continuando a scaricare in tachicardia praticamente fisso, non riuscivamo a fare nulla. E posizionando praticamente una X abbiamo ridotto l'aritmia. Questo per far vedere la situazione, lui era fisso in aritmia ventricolare, mi toccava scaricarlo, pressione zero. Riguardando i potenziali di quel caso, mi sono un po' visto che in realtà probabilmente lì dove poi ho fatto la lesione avevo dei potenziali frammentati, un po' ritardati. Probabilmente qui era in realtà l'uscita dell'aritmia, perché avevo dei potenziali un po' distanti. Ora, attualmente, questo lavoro, quelle cose lì ancora non le conoscevo bene, le cose che di cui vi sto parlando. Attualmente riusciamo a fare, oltre alla mappa di substrato, identificando le vere cicatrici, le zone, il bordo della cicatrice, riusciamo molto bene a vedere quali sono le zone in cui ci sono i potenziali ritardati, e quindi dove l'impulso elettrico si rallenta e ha la possibilità di incominciare a girare per fare l'aritmia. E bruciare queste zone attualmente ci dà delle grosse soddisfazioni. I pazienti con le cardiopatie ischemiche che hanno i defibrillatori, che scaricano, e sottoporli a procedure di questo genere è molto importante. Sicuramente non ci scordiamo dell'elettrofisiologia quando abbiamo un sistema di mappaggio, cioè durante la tachicardia, non capisco perché ogni tanto mi perdo il mouse, non so dove va, ma ce l'ho più accanto, ecco, io muovevo questo. Allora, torniamo indietro. Sicuramente andare a fare delle stimolazioni col catetere durante la tachicardia ci può permettere di individuare meglio queste zone. Perché? L'analisi proprio dell'intervallo dopo il pacing ci permette di essere molto abbastanza sicuri che siamo nella zona di rallentamento vero, perché di solito stimolando una frequenza leggermente più alta rispetto a quella della tachicardia, la distanza tra lo stimolo e il QRS è uguale a quella del potenziale in tachicardia e l'inizio del QRS, e in genere l'intervallo dopo lo stimolo alla ripresa del ciclo della tachicardia di solito è uguale a quello del ciclo della tachicardia. Quindi siamo abbastanza sicuri che se noi stimoliamo in una zona dove vediamo potenziali un po' ritardati e troviamo una situazione di questo genere in tachicardia, siamo molto sicuri che quella è la zona buona. Differentemente, se questo intervallo è un po' più allungato, probabilmente siamo in una zona all'interno della cicatrice bystander, un po' allontano, di solito non siamo proprio vicini. Quindi sicuramente stimolare è molto importante. Un'altra sessione che ho visto prima parlavano del contatto, e ho fatto bene a mettere questa cosa, perché in realtà mi sembra di dover dire che è come se noi attualmente volessimo curare l'ipertensione senza sapere quali sono i valori normali della pressione, cioè a chi li diamo le pasticche, qual è il valore della pressione. È vero che ancora probabilmente non sappiamo quali sono i veri valori di cui ci dobbiamo fidare, e quindi essere a contatto cosa vuol dire, però è indubbio che avere un sensore di contatto su la punta dei nostri cateteri, soprattutto quando andiamo a fare delle mappe di substrato o delle mappe di potenziali, è fondamentale, perché se no rischiamo quello che è successo qui a noi e che siamo in attesa della conferma della pubblicazione. Un case report: un signore aveva una tachicardia ventricolare, l'abbiamo mappata la prima volta senza un sensore di contatto. Per noi c'aveva una bella cicatrice, l'abbiamo bruciato, tutto a posto, non era più inducibile niente, benissimo, dimesso, dopo qualche mese è ritornato alla tachicardia. La seconda procedura l'abbiamo fatta con un sensore di contatto nella stessa zona,
abbiamo trovato niente, perché probabilmente lì non eravamo bene a contatto. In realtà, inducendo l'aritmia, lui aveva un'aritmia focale in quella zona. Verosimilmente noi qui non avevamo fatto quello che dovevamo fare, cioè non avevamo fatto un mappaggio adeguato della zona perché non avevamo contatto. Quindi io vi lascio con molti dubbi in realtà e vi restituisco la parola. Benissimo, grazie per la presentazione. Allora, ci sono domande? Allora, faccio una io. Che esperienza hai nelle forme idiopatiche, là dove sappiamo che purtroppo nelle forme idiopatiche, cioè non intendo dire nelle forme idiopatiche di tachicardia, nelle forme di cardiomiopatia dilatativa idiopatica, dove sappiamo che spesso e volentieri le cicatrici si estendono transmuralmente, hai un approccio anche epicardico oppure ti limiti endocardicamente, aumenti la potenza, utilizzi qualche approccio particolare? Allora, noi facciamo anche cardiomiopatie dilatative, dove appunto il substrato spesso è, come dicevi te, è anche epicardico. Non abbiamo esperienza epicardica, ci stiamo attrezzando per questa cosa, siamo ancora indecisi su come poter realmente andare nel pericardio, se come viene fatto attualmente da tutti i nostri colleghi molto più esperti con la puntura, se non addirittura fare delle procedure ibride, perché ho visto che con le punture pericardiche spesso i nostri colleghi hanno grosse problematiche in realtà nel lavoro di tutti i giorni, poi lasciamo stare i lavori. Penso che per quel tipo di patologie, lasciando stare Brugada, lasciando stare tutte le altre cose, sicuramente l'estensione alla faccia epicardica del tessuto è necessaria e quindi è una cosa che probabilmente dovremmo fare nei prossimi, e quindi estendere un po' di più a tutti gli altri laboratori. Bene, grazie.